quando si parla di, come dire, di azioni che riguardano il sociale, se la facciamo in comune ha secondo me un significato più forte. E partecipare alle iniziative promosse ora dalla Chiesa, ora da qualsiasi altra realtà sociale e amministrativa, credo che l'unione fa la forza. E padre Puglisi riusciva, era capace a fare unione, a vivere insieme quegli impegni che lui cercava di portare avanti per il bene di Brancaccio. Certo, pensare anche a un fumetto su padre Puglisi è un'idea, diciamo, molto originale, ma come dire, anche una sorta di strumento che attrae i più giovani. Padre Puglisi è morto da 20 anni, è stato ucciso 20 anni fa, quindi molti dei bambini di oggi non c'erano, e quindi far conoscere questo personaggio attraverso un fumetto si è pensato che poteva essere una cosa molto bella, e così è nato questo fumetto. C'è anche la parte politica, come possiamo ben vedere. Allora, voi siete testimonial per quale motivo? Ma noi siamo testimonial perché, diciamo, abbiamo condiviso questa bellissima iniziativa dell'Associazione Culturale della Polizia Municipale. Credo che, come diceva prima Monsignor Sarullo, credo che cominciare con un fumetto, certo dopo 20 anni, credo che divulgando la figura di padre Puglisi con i bambini, credo che sia importante. Padre Puglisi muore 20 anni fa perché ha cercato di togliere dalla strada i bambini di Brancaccio. A Brancaccio molto è cambiato, finalmente è arrivata una scuola qualche anno fa, la scuola media che lui tanto ha ricercato, ma ancora oggi a Brancaccio, nei quartieri limitrofi, sicuramente ci sono problemi e carenze per quanto riguarda le aule scolastiche. Sicuramente quel quartiere ancora necessita dell'attenzione delle istituzioni. Noi siamo qui, credo, anche per questa testimonianza che le istituzioni oggi sono presenti e vogliamo cercare di dare un contributo positivo affinché in quei quartieri dove la manovalanza per la mafia è ancora attiva, naturalmente cerchiamo di togliere i bambini da questa manovalanza. La politica dovrebbe, come dire, essere ancora più attenta, forse dare maggiore attenzione a quello che sono gli aspetti e i temi del sociale, specie in Sicilia e ancora di più a Palermo, dove abbiamo avuto grandi eroi che hanno dato la loro vita per trasmettere questo messaggio e far sì che questa Sicilia, insomma, recuperi quel terreno che ha perso in tutti questi anni. Sì, l'esempio di padre Puglisi è un esempio che sfata quello che è il modello e lo stereotipo palermitano e siciliano. Noi vantiamo, tra virgolette, vittime della mafia conosciute in tutto il mondo, magistrati, uomini dello Stato che hanno sacrificato la loro vita e hanno messo il loro impegno a difesa degli uomini, a difesa delle persone oneste e della legalità. Padre Puglisi, dal suo punto di vista, come uomo di chiesa, uomo umile, uomo vocato al cristianesimo e alla divulgazione del Vangelo in un quartiere come quello di Brancaccio, è un uomo simbolo, un uomo di pace, un uomo di collegamento tra un vecchio modo di operare e un nuovo modo di operare. Noi dobbiamo prendere a esempio questa sua azione, e noi siamo qui non tanto perché siamo diciamo, ai vari livelli istituzionali e politici rappresentanti dei partiti, perché come uomini e come persone credenti che vogliono testimoniare una loro fede e anche una loro presenza, siamo qui anche per questo motivo. Certo, trovare anche il messaggio di Papa Francesco all'interno di questo fumetto è, come dire, ancora di più certifica che la Chiesa oggi più che mai, con il suo capo che è il Papa Francesco, sta portando un messaggio unico, solidale e forte per chi ha più bisogno. È un messaggio radicale, è sempre lo stesso il messaggio, detto in un modo nuovo, in un modo che davvero scuote le coscienze di tutti, dai vertici della Chiesa fino all'ultimo credente, l'ultimo figlio di Dio, non come ultimo ma come dato anagrafico. Quindi dobbiamo accoglierlo e cercare di impegnarci ad essere tutti radicali, fondati su quella novità che ha portato il Vangelo, ed essere soprattutto coerenti. La semplicità di cui tu parli forse serve trasmettere quel messaggio che molte volte viene devato da parole troppo difficili, troppo complicate. La gente ha bisogno di semplicità e Papa Francesco ne ha fatto, come dire, il suo leitmotiv di vita. Sì, torna in quasi tutte le omelie, nelle udienze generali, ritorna come leitmotiv del suo pontificato, e credo che tutti dobbiamo accogliere questo soffio nuovo dello spirito che giunge oggi alla Chiesa e al mondo intero.
E padre Filippo potrebbe lasciare questo servizio dicendo semplicemente vi voglio bene? Vi voglio bene. Si va a lasciare una traccia in più di quello che è il lavoro che ha fatto in questi anni Don Pino Puglisi, perché? Perché i giovani col fumettino riescono a comprendere bene quello che è stato il suo lavoro. È un mezzo di comunicazione, secondo me, il più semplice e più efficace. Abbiamo voluto portare la vita di 3P in fumetti in maniera molto semplice e diciamo che qualche bambino, qualche ragazzo già l'ha letto e sta riscontrando un vero successo nella semplicità, attenzione, grazie al lavoro di un'equipe, un gruppo sono di persone. Equipe, no? L'equipe è fondamentalmente Teresa Gammauto che si occupa degli iscritti. Allora, prima di parlare stai zitto, non scherzo. Fondamentalmente il fumettista Emanuele Alotta. Salve. Dov'è? E allora i testi, il fumettista, io ho cercato di montare questa dillo che non hai fatto niente. Non ho fatto niente. Ma fortunatamente ci sono gli altri che lavorano. Tu hai pregato. Questo no. Lui è Giuseppe Maniaci, che è il grafico che si muove. Poi fra altre cose, oltre ad essere un grafico, è un musicista. Lo sappiamo. Abbiamo questo difetto. Sì, i musicisti hanno quella creatività e cose varie. E poi diciamo che dopo il fumetto, oltre alla mostra itinerante che sta facendo un giro pazzesco da Piazza San Domenico, passerà a Casa Professa. L'idea era quella di realizzare un film su padre Puglisi in maniera molto semplice, quindi abbiamo coinvolto questa ragazza qua della Cosmo Produzioni. Come ti chiami? Rosalinda Ferrante. Ferrante che farà quella parte, non certo padre Puglisi. No. Fa madre Puglisi, pare che fa madre. No. Sarebbe la responsabile della Cosmo Produzione, quindi stiamo lavorando insieme. Tu sei la produttrice? Sì. Piacere, c'hai soldi quindi, giusto? Cosa? C'hai un po' di soldi? Ovvio. Allora i soldini li useremo per fare tante produzioni. No, diciamo i soldini più che altro. No, partiamo da un presupposto, crediamo molto nella provvidenza, soldini qua non ne ha nessuno neanche per realizzare il fumetto. Allora lanciamo il messaggio che servono i soldi, acquistiamo questo fumetto che serve per aiutare. Sì, diciamo che ogni cosa. Non c'è che... scopo di lucro. No, completamente. Fra altre cose, l'operazione che stiamo facendo stasera anche più avanti è recuperare i costi del fumetto e poi cercare di realizzare tutte quelle cose positive. Cosa ci suggerisce questo signore che parla? Il signore che parla suggerisce che costa il fumetto solo 2,50 euro. 2,50 euro, perché non lo dici? Dillo tu, quanto costa? Il fumetto costa 2,50 euro, ognuno di noi, pochissimo, ognuno di noi deve acquistare almeno 10 di questi fumetti e regalarli agli amici. Guarda come gli è venuto il sorriso a Sergio Cortara con questa promozione, compra 10. No, a me proprio come, diciamo che... Come tu sei produttore in questo caso. No, allora... No, lui è quello che ci rimette. No, io sono sempre quello che ci rimetto, però il punto uguale, non ci preoccupiamo di rimetterci. Se realizziamo qualcosa di positivo e poi tu me le insegni anche queste cose, o no? Io le insegno a te, io. Tutti tu mi hai insegnato insomma di rimetterci altre cose di queste cose. Ora ti zitti 5 minuti che lei non ha parlato ed è stata la tua moderatrice. Io ho moderato tutto ed era ho moderato. Mi ha tolto tutta la reputazione che ho costruita in 40 anni, però ci sta. Ci ho lavorato 40 anni. Peggio per te, io te l'avevo detto non farmi parlare, quindi hai voluto a tutti i costi farmi parlare, lo sai che quando mi danno il là poi non mi fermo. Allora, chi lo vuole comprare, facciamolo dire a fumettista, chi lo vuole comprare cosa fa? Ma va negli enti specializzati per pigliarli, quindi diciamo le edicole, le scuole. Questo non era preparato su questa cosa. Dove lo troviamo? Dove lo troviamo? In questo momento allora, con lui, dove lo staccare. No. Cioè, noi in questo momento ci siamo preoccupati di stampare il fumetto. Però nella nostra, diciamo, nel nostro movimento non ci siamo preoccupati dove dovrebbe essere la distribuzione. E quindi... qua si vede la sua onestà e l'onestà di questi ragazzi, perché non sono abituati a fare piccioli. Esattamente, siamo abituati a fare doc. E che si fa? Un sito ce l'avete? Quindi abbiamo trovato delle difficoltà. Però insomma, come lo vendiamo sto lì? E questo non lo so, ditemelo voi, siete voi più esperti. Allora facciamo una cosa, intanto inviate un'email all'associazione con una richiesta, facciamo questo, una cosa più semplice. Dammi un telefono, allora, chiamano la sera a casa. Sergio Quartana @libero.it. Io sono presidente dell'associazione Itinerars e attualmente stiamo ospitando la mostra a San Domenico, quindi chiunque voglia vederla ci venga a trovare a San Domenico. Da quale periodo?
da 16 già in atto fino al 28, sarà lì dalle 9 alle 12 tutti i giorni, da martedì a sabato, e probabilmente anche le domeniche cercheremo di tenerla aperta. Possono trovare anche il volumetto, il fumetto, quindi da noi possono trovarlo. Allora, siccome sono stato attento alla conferenza stampa, c'è in omaggio anche il Vangelo, diciamolo, chi con qua, giusto? Sì, oggi. Fino alla fine delle scorte. In ogni caso abbiamo concluso questo servizio, vi siete portati la mia salute. Lo sai che ti vogliamo bene. Ci vogliamo bene tutti quanti. Bravo Sergio Quartana, che ancora oggi dico sfidi il sociale con piccole produzioni, con tanto amore, con tanta voglia di fare per aiutare il prossimo.